questa protesta che era già organizzata da tempo come prima manifestazione regionale del Movimento Scuola Sicilia. Questa è la prima iniziativa, ce ne saranno delle altre in tutte le città della nostra regione e tutto speriamo che possa essere diffuso anche nelle altre regioni in modo tale da essere sempre di più. Allora mi fanno sapere che qua non allora,
mi fanno sapere che quando Casseri non ci sei. E lei lo fanno sapere prima. Nella vita, io non dovrei mai. Va bene, ha ragione. Se vuole siamo insegnanti. È autorizzata a riprendermi? Non siamo terroristi, non siamo nulla di tutto questo. Siamo solo persone che vorremmo lavorare. Perfetto. Lei ha la fortuna di lavorare, noi in questo momento no. Diciamo, le autostrade sono un colabrodo, si prendono i nostri soldi e si terminano in altro. Non si pensa a 7.200, che sono una cifra enorme, fra bidelli, personale di segreteria e docenti espulsi dalle scuole. Non si pensa come gli alunni sono lievitati nelle nostre classi. Da 22, 23 sono diventati 25, 28, 30, 32, fino a 36 alunni per classe, totalmente fuori legge, violando le leggi di questo Stato. Abbiamo uno Stato che è fuori legge perché viola le sue stesse leggi. Abbiamo un Presidente della Regione che è fuori legge perché non fa rispettare le leggi dello Stato. E siamo qua davanti alla Presidente della Regione per ricordarglielo. Ricordare anche se lui cambia casacca, cambia maggioranza, è sempre il Presidente che non mantiene le promesse, che crea disoccupazione e disperde denaro pubblico in questa Regione. Sicilia mia, se tu mangia e tutta via, vado a finire la burria. I nostri giovani hanno diritto ad avere un futuro, dove è il nostro futuro, dove è il nostro lavoro. Ci possono cacciare, ci possono denigrare, ma noi esisteremo perché siamo il nostro diritto. Noi abbiamo la nostra dignità da difendere, ci siamo staccati. E oggi gridiamo, auguri Berlusconi per chi sta in bene. Noi siamo contro ogni forma di violenza, ma vogliamo quello che è nostro, il lavoro. Noi difendiamo i nostri posti. Siamo, scusate il termine, incappati, perché oggi non dovremmo essere qui.